Ciao amici, pensavate che fossi sparita? Invece no, ho avuto un po' di problemi con l'influenza, purtroppo il maltempo ha beccato anche me, anche se devo dire che rispetto all'anno scorso me la sono cavicchiata perché ho avuto soltanto un po' di bruciore alla gola, ma mi ha dato delle noie questa cosa e così non sono riuscita a registrare dei nuovi video. Ho deciso di continuare con un haul dedicato ai libri, visto che il 4 dicembre ho dedicato un haul al beauty, alla casa, cose per la casa, all'abbigliamento. E se proprio devo dire tutta la verità, questo è un video che avevo già girato e montato, lasciato sul mio computer, che ha deciso così all'improvviso di cancellarlo. Non lo trovo da nessuna parte, quindi nonostante sia tardissimo, perché è giovedì, ve lo devo confessare, ho fatto la trasmissione, non è che sto tornata subito a casa, sono andata a una festa di compleanno e quindi, dicevo, è molto tardi. Accontentatevi di quello che riuscirò a formulare a parole, tanto voglio soltanto farvi vedere un po' di libri che ho acquistato. Sapete che adoro Instagram perché adoro fare le foto e farmi le foto. Così ho comprato Fotografia Smartphone, Scatta, Elabora, Condividi di Gian Piero Riva. Eccolo qui. Gian Piero Riva è un ingegnere elettronico, ha un canale Instagram ed è molto molto seguito. Non è una vera e propria guida sulla fotografia, ma è comunque qualcosa di molto interessante. Io sono alle prime pagine, in realtà non ce l'ho fatta, ero troppo curiosa di sapere che cosa contenesse e ho trovato dei consigli abbastanza utili. La semplicità d'uso, la crescente qualità fotografica, il successo di applicazioni come Instagram che facilitano la condivisione delle immagini hanno trovato lo smartphone che tutti abbiamo in tasca nella fotocamera più diffusa. Utilizzarlo per creare una grande immagine è oggi davvero possibile. Quindi si dice come utilizzare al meglio lo smartphone per scattare delle foto molto belle da postare su diversi social, in particolare Instagram. Questi sono libri che mi servono per studiare, quindi non ve li farò vedere perché non mi interessano, credo. E se vi interessano me lo scrivete, vi faccio vedere i libri che sto studiando in questo periodo. Poi c'è Chuck Palahniuk, o Palahniuk come dice qualcuno, questo è Fight Club, un classico di Chuck Palahniuk. Avete visto sicuramente il film o comunque ne avete sentito parlare. Anch'io ho visto il film, però adoro Chuck Palahniuk in ogni sua sfumatura, non potevo non leggere il suo libro. L'anonimo protagonista del romanzo disilluso della cultura vacua e consumistica imperante nel mondo occidentale è un giovane che si trascina in una vita fatta di bugie e di fallimenti. La sua unica valvola di sfogo sono gli incontri clandestini di box nei sotterranei dei bar. Un'altra scrittrice che io adoro è Isabel Holland. Ho letto molti libri e questo mi mancava, è Il quaderno di Maya. Credo che sia uno dei libri scritti meglio, ovviamente l'ho appena acquistato e lo leggerò a breve, però la trama è veramente veramente molto avvolgente. Maya Vidal è la nostra protagonista, ha 19 anni, è caduta in un brutto circuito, quello dell'alcol e della droga. In fuga dai bassi fondi di Las Vegas, da spacciatori e agenti dell'FBI, approda nell'incontaminato arcipelago delle isole remote nel sud del Cile. Nell'atmosfera di una vita semplice fatta di magnifici tramonti, solidi valori e rispetto reciproco, Maya impara a conoscersi e a riscoprire la sua terra d'origine, svela la verità nascoste e infine trova l'amore. Credo sia molto romantico, poetico e poi, come vi dicevo, qualsiasi cosa ho letto di Isabel Holland mi è piaciuto tantissimo, quindi conto di fare insieme a lei un viaggio attraverso le emozioni più vere, più belle, più profonde. Continuo con due libri che mi hanno regalato. Questo di Angelo Amato De Serpis, Arpad ed Egri, eccolo qui. Difesa ferrea, seconda solo a quella del Torino, e contropiede micidiale furono le armi conosciute del Bologna di Waits, che avrebbe probabilmente inaugurato un vero e proprio ciclo
se non avesse incrociato sulla sua strada più che avversari agguerriti e squadre formidabili le assurde leggi razziste mussoliniane e la seconda guerra mondiale. Egri, insieme al fantastico gruppo creato il Grande Torino, fu uno degli artefici della formazione che da molti è ancora oggi considerata la più forte e completa squadra che il calcio italiano abbia mai avuto e che, nonostante gli anni trascorsi, detiene ancora un bel numero di record rimasti tuttora imbattuti. Parla di due allenatori, e è uno spaccato di vita reale nell'era di Mussolini e del fascismo, e ne è stato regalato dal suo autore, che è un mio grandissimo amico, infatti c'è anche la dedica qui, e ringrazio Angelo Amato De Serpis. Lo leggerò a breve, ma già so che sarà un altro grande successo, perché Angelo scrive dei libri bellissimi, sempre di pregni di storia e di bellezza della nostra terra. Altro libro che mi è stato inviato dal suo autore, questo è di Cristoforo De Vivo, Tentazioni proibite. Vi leggo un pochino la trama. Ella tocca a te, la voce di Susi riporta i miei pensieri alla realtà. Metto il mascara e arrivo. Si va in scena anche stasera, come ogni sera della settimana. Lavora in un club privato molto esclusivo, nascosto in uno dei palazzi d'epoca nel centro di Milano. Per accedervi, i soci hanno la chiave del portone che dà direttamente sulla strada, attraverso nel cortile interno, e con un'altra chiave aprono un'anonima porta che si affaccia sul locale enorme, elegante e raffinato, che si sviluppa su tre piani. Il primo e il secondo sono uniti in un unico grande spazio dove si trova il teatro. In fondo alla sala c'è il palco dove ci sediamo noi ragazze. Al posto delle classiche poltroncine ci sono tanti tavolini dove i soci si possono accomodare e soprattutto consumare alcolici e cibo. Dal secondo piano è rimasto un ballatoio che corre sui tre lati, escluso quello del palco, dove sono state ricavate delle piccole stanzine come fossero i palchetti di un teatro d'epoca, con la differenza che la parete che dà verso l'interno è tutta in vetro, annullando qualsiasi forma di privacy. Il terzo piano invece è riservato solo alle ragazze, ci sono i nostri camerini e gli spazi dove rilassarci prima e dopo le serate. Lo seguo su Facebook e vedo che ha veramente tanto da raccontare, tanto da dire, ed è anche molto apprezzato. Sono molto curiosa di leggere il suo Tentazioni proibite e poi ovviamente ve lo recensirò. Mi piace anche il modo in cui è scritto, abbastanza grande. A me i libri con la scrittura piccina, picciò, mi fanno venire un po' di mal di testa, anche se li leggo uguale, perché lo sapete che io sono una patita dei libri, quindi non posso esimermi. Lo ringrazio di cuore, grazie Cristoforo De Vivo. Se non lo conoscete, cercatelo su Facebook e su internet e ve lo consiglio. In realtà ci sono tanti altri libri, però io voglio terminare con questo, perché voglio dividere questo haul in due video. Agatha Christie, L'assassinio sull'Orient Express, è un classico di questa scrittrice e non poteva non essere mio, non potevo non avere un classico del genere nella mia libreria, c'è veramente pochissimo da dire, quindi leggo immediatamente la trama. Una fredda notte d'inverno nei Balcani, l'Orient Express, il leggendario treno delle spie e degli avventurieri internazionali, si ferma sui binari. Al mattino seguente il miliardario americano, perdonatemi se non lo leggo bene, vi prego, Simon Ratcliffe, viene trovato morto, ucciso da 12 pugnalate. La porta del suo scompartimento è chiusa dall'interno, la neve fresca non reca tracce. L'assassino deve per forza nascondersi tra i viaggiatori, ma nessuno di loro sembra aver avuto alcun motivo per commettere il crimine. Toccherà a Poirot in quella che rimane forse la più celebre delle sue imprese, il compito di svolgere le indagini e di risolvere brillantemente il caso. Viva Poirot e viva Poirot! Quindi questo video finisce qui, vi mando un bacione, se vi è piaciuto il video lasciatemi un like, iscrivetevi al canale spuntando la campanella, il classico din don di cui vi parlo sempre, e ricordate che mi trovate anche su Facebook, la mia pagina ufficiale Sonia Sodano, e su Instagram Sonia
trattino basso Sodano, e su Twitter. Vi mando un bacione e, come vi dicevo, ci vediamo domani. Buonanotte, namaste.